Salve a tutti e bentornati con una nuova recensione. In questo video andremo a vedere nel dettaglio lo Steel Dive SD 1970, homage del noto Seiko Captain Willard, divenuto famoso per essere apparso nel film Apocalypse Now. Prima di iniziare vi ricordo come sempre di lasciare un like e di iscrivervi al canale, attivando anche la campanella delle notifiche se ancora non l'avete fatto. Premetto che non sono più in possesso di questo orologio già da un bel po' di tempo, e più avanti nel corso del video vi spiegherò anche il motivo. L'orologio si presenta nella classica scatolina in plastica, che si vede anche in altri micro brand cinesi, e risulta simpatica e ben fatta. Il rivestimento interno in spugna garantisce anche una protezione in caso di urti. Troviamo oltre al segnatempo la card di garanzia, le istruzioni e l'etichetta, tutto ben confezionato. Questo Steel Dive colpisce subito per l'elevata qualità che trasmette. Cassa in acciaio 316L, ben rifinita, vetro zaffiro, ghiera ceramica, indici applicati, luminescenza da paura e all'interno un movimento che ormai conosciamo tutti, l'NH35 di Seiko. La corona presenta il simbolo della casa in rilievo ed è a vite, esattamente come il fondello. Insieme garantiscono 200 metri di profondità. Abbiamo un cinturino in gomma, è confortevole e dotato di una fibbia molto solida ed il tutto è personalizzato. È sicuramente un orologio curato nei minimi dettagli e se si tiene in considerazione il prezzo non si può proprio chiedere di più. Io l'ho pagato 68 euro nell'estate del 2021, prima che mettessero i dazi e l'IVA sui prodotti provenienti dalla Cina. E al giorno d'oggi su AliExpress si trova all'incirca sui 100 euro. Abbiamo un diametro di circa 44 mm, una distanza da ansa ad ansa di 47 mm ed uno spessore di circa 13,6 mm. Il diametro è sicuramente abbondante, tuttavia i 47 mm di ingombro al polso lo rendono compatto. Inoltre la tipica cassa a cuscino degli anni 70 abbraccia comodamente il polso ed alleggerisce il tutto. Torniamo alla domanda iniziale, perché nonostante l'abbia provato ad un prezzo così stracciato e nonostante le ottime caratteristiche ho comunque deciso di venderlo? Perché non riesco più ad apprezzare marchi del genere, marchi sostanzialmente fantasma, che cambiano spesso e volentieri nome, e addirittura vengono venduti anche senza logo, il che la dice lunga sulla voglia di affermare la propria identità e di costruire una storia. Poco importa per me avere una ghiera in ceramica, un movimento giapponese ben collaudato ed un vetro zaffiro. Io da appassionato ricerco altro, come già detto in passato, preferisco spendere gli stessi soldi per un Seiko 5 con un movimento obsoleto ed un bracciale pessimo, ma avere comunque al polso un qualcosa con una storia ed un'identità ben definita. Non voglio poi neanche schierarmi contro la categoria degli omaggi, anzi, come ben sapete li apprezzo e sono sempre un'ottima alternativa ai falsi. Però non posso neanche stimare pseudo case di orologi che hanno in catalogo solo ed esclusivamente copie di orologi ben più famosi. Ed è un vero peccato perché vorrei fare anche un'altra riflessione. Provate ad immaginare se Steel Dive o altri marchi simili iniziassero a sviluppare design proprietari, sempre con quest'ottimo rapporto qualità-prezzo, darebbero seriamente filo da torcere a tutti. Questa non voleva essere una recensione vera e propria, perché non sono andato a sviscerare nel dettaglio tutte le caratteristiche, anche perché qui su YouTube e sul web in generale è già pieno di pareri su questo orologio e su questa marca. Volevo solamente darvi il mio punto di vista. Voi fatemi sapere cosa ne pensate di questo Steel Dive e di altri marchi di questo genere. Mi raccomando di lasciare un like e soprattutto un commento, sono curioso di sapere la vostra. E noi come sempre ci vediamo al prossimo video. A presto da Neontube.